Da un lato si trova il famoso Lago di Garda, con le sue pittoresche cittadine ricche di storia e di vita. Dall'altro si estendono invece le campagne e le colline moreniche del Basso Veronese e del Mantovano, che custodiscono nel loro cuore piccoli e affascinanti borghi medievali, parchi, fiumi e numerosi percorsi ciclabili tutti da scoprire. Sono luoghi dove arte, natura, storia e vita all'aria aperta si fondono insieme, creando quell'atmosfera ideale per il turismo di movimento. Ci troviamo a San Martino della Battaglia, una frazione del comune di Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Una località ricca di storia, dominata dalla sua imponente torre alta circa 64 metri e dalla cui cima si possono godere spettacolari panorami a 360 gradi sul Basso Garda, sulla Valle del Mincio e sulla pianura padana. Eretta per onorare la memoria di Vittorio Emanuele II e di coloro che hanno combattuto per l'unità d'Italia, fu costruita in stile gotico nel 1880 e inaugurata il 15 ottobre 1893. Venne edificata sul colle più alto di questa cittadina, dove si combatté la fase più cruenta della battaglia di San Martino durante la seconda guerra d'indipendenza, quella del 24 giugno 1859. In particolare, risalendo la rampa interna che conduce alla sommità della torre, è possibile ammirare alcune sale arricchite da busti in bronzo e numerosi affreschi, che rappresentano alcuni episodi delle guerre risorgimentali. Nelle vicinanze si trova anche l'ossario, inserito all'interno di una cappella, che raccoglie resti di oltre 2500 soldati partecipanti alla cruenta battaglia di San Martino. La torre è inserita in un grande parco, assieme al Museo della Battaglia, un luogo dove sono conservati al proprio interno numerosi cimeli e documenti risalenti alla famosa battaglia del 24 giugno 1859. Bene, ora salite a bordo, allacciate le cinture e partite con noi la scoperta di questi posti meravigliosi. Ad accompagnarci in questo viaggio l'ultimo nato di Casa Etrusco, giovane brand entry level del gruppo Imer, il mansardato A7300DB. Lungo 725 cm, alto 314 e allestito sulla base meccanica del Fiat Ducato, è un veicolo studiato e progettato per soddisfare al meglio le esigenze della famiglia o degli equipaggi numerosi. Fino a 6 sono infatti i posti omologati previsti per il viaggio, 4 standard più ulteriori 2 disponibili in opzione. E altrettanti sono anche i posti letto offerti per la notte, distribuiti su 3 matrimoniali. Uno posizionato in coda sopra il maxi gavone garage passante, uno ricavabile dalla trasformazione della dinette e l'ultimo posto nell'ampia mansarda anteriore. Seconda tappa del nostro itinerario è la cittadina di Solferino, famosa anch'essa per l'omonima battaglia combattuta sempre il 24 giugno 1859 durante la seconda guerra d'indipendenza. Il cuore del centro storico di Solferino è rappresentato dalla particolare Piazza Castello, che si erge sul colle sopra la cittadina e dominata al centro dall'imponente chiesa parrocchiale. La piazza era chiusa sul lato destro da una cortina di case, sul fondo dall'antica torre civica, mentre sul lato sinistro una bassa muraglia consente una vista panoramica sulle colline circostanti e sulla torre di San Martino della Battaglia. Sul punto più alto della collina si erge invece la Rocca, una torre a base quadrata alta circa 23 metri, risalente al 1022 e denominata nei secoli successivi come la Spia d'Italia, proprio per la sua posizione strategica negli antichi confini tra Austria e Italia. Tra Piazza Castello e la Rocca, un viale di cipressi porta al Memoriale della Croce Rossa, eretto nel 1959, che raccoglie 177 blocchi marmorei delle nazioni che hanno aderito al suo statuto. Ci immergiamo di nuovo nelle tipiche strade di campagna per raggiungere, dopo una decina di chilometri, il piccolo borgo di Castellaro Lagusello, una frazione di appena 300 abitanti del comune di Monzambano, in provincia di Mantova, inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia e dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Ubicata sulla cima di una dolce collina, Castellaro Lagusello racchiude già nel suo nome i segreti della propria bellezza, che risiedono nel castello medievale e nel piccolo laghetto a forma di cuore, presentandosi come un piccolo paradiso immerso nella natura che avvolge i visitatori nella sua atmosfera quieta e rilassante. In
Il piccolo abitato è un gioiello storico incorniciato da una cinta muraria ben conservata e dominato dalle torri difensive che svettano sulle case in pietra degli abitanti del borgo. Adentrandosi attraverso la porta settentrionale dominata dall'imponente torre sulla quale un grande orologio del Settecento scandisce la giornata nel borgo, si percorrono le sue viuzze permeate di un silenzio e un'atmosfera d'altri tempi, passando di fronte alla chiesa parrocchiale barocca di San Nicola, per giungere infine a Villa Arrighi, una residenza ottocentesca ricavata dall'antico castello medievale fondato nel XIII secolo dagli Scaligeri, quando perse la sua funzione difensiva. Riprendiamo il nostro percorso lungo le strette strade che si snodano sinuose tra le colline del Mantovano per raggiungere la famosa incantevole Borghetto. Strade che sicuramente mettono a dura prova le doti di maneggevolezza e agilità del nostro veicolo. Nonostante la mole e le dimensioni tutt'altro che contenute, il nuovo Etrusco A7300 DB si è dimostrato un veicolo in grado di affrontare senza timore anche i percorsi più tortuosi e sono in apparenza non adatti a questa tipologia di veicolo, a patto chiaramente di prestare le dovute cautele e attenzioni durante la guida. Base meccanica di partenza è quella del Fiat Ducato nella versione 35 Lite dotata di telaio ribassato Camping Car Special, carreggiata posteriore allargata e passo da 403,5 cm, equipaggiato con un propulsore da 2,3 litri capace di erogare 130 cavalli. Viene lasciata dunque al cliente finale la possibilità di richiedere i più consoni e performanti propulsori da 2,3 litri capaci di erogare rispettivamente 148 e 177 cavalli, che risultano sicuramente la scelta più opportuna per il rapporto tra dimensioni, prestazioni e consumi, considerate sia la mole del veicolo sia la minore aerodinamicità dovuta alla presenza di un'imponente mansarda. Per quanto concerne invece il comfort durante la guida, oltre alla rumorosità classica del Fiat Ducato, si avvertono alcuni rumori provenienti anche dalla cellula abitativa, concentrati in particolar modo nella zona del blocco cucina e del locale toilette. Piuttosto completa è la dotazione meccanica offerta di serie dall'azienda toscana per il nostro mercato, che annovera i principali importanti dispositivi legati al comfort e alla sicurezza durante la guida, come ABS, ASR, ESP, Traction Plus, e-Holder, il Dash and Control, climatizzatore manuale in cabina, airbag conducente e passeggero, cruise control e specchietti retrovisori elettrici riscaldabili. Una volta giunti alle porte del paese di Borghetto si viene accolti dal maestoso ponte Visconteo, uno straordinario esempio di diga fortificata eretta nel 1393, oggi strada di collegamento tra le due sponde del fiume Mincio. Parcheggiate il camper e percorrete a piedi o in bicicletta i suoi 650 metri di lunghezza, alla ricerca di suggestivi scorci dall'alto sul vicino borgo e sul corso del fiume. Borghetto è una piccola frazione del comune di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, che ha saputo conservare inalterato il suo spettacolare aspetto medievale di stazione fortificata sul fiume, circondata da dolci colline che sembrano abbracciare il villaggio. La sua posizione geografica sul corso d'acqua tra le città di Mantova e Verona ne ha fatto storicamente un luogo di passaggio e di confine, ma soprattutto di controllo strategico del fiume e del territorio circostante. Passeggiando per le viuzze di questa pittoresca realtà, le cui origini affondano in epoca longobarda, sembra di essere tornati nel passato, complice la perfetta conservazione degli antichi edifici, tutt'oggi ancora in attività, che ha permesso di mantenere l'aspetto unico di questo borgo. Il Mincio rimane però il grande protagonista della vita di paese. È infatti possibile ammirare ancora oggi alcune costruzioni tipiche che hanno segnato la vita e la storia degli abitanti del borgo. Si tratta dei numerosi mulini d'acqua costruiti lungo il corso del fiume. Le sue acque, a tratti silenziose tra anse e canneti e a tratti agitate anche in piccole cascate, sono il luogo ideale per la nidificazione di numerose specie di uccelli e fanno da sottofondo alle chiacchiere della gente che da anni affolla, soprattutto durante la primavera e l'estate, questo magico borgo. Numerose sono le possibilità di sosta dedicate ai camper presenti a Borghetto, tutte ubicate nei pressi del piccolo centro. Sono infatti presenti un parcheggio a pagamento su fondo sterrato in condivisione con le auto con tariffa giornaliera, oppure un'accurata area di sosta attrezzata sempre a pagamento su fondo in ghiaino dotata di camper service per l'operazione di carico e scarico, illuminazione, videosorveglianza e servizi igienici con docce. Per chi invece è alla ricerca di pace e tranquillità, salendo per qualche decina di metri sulla collina si raggiunge l'agricampeggio Parco di Borghetto, situato in una stupenda posizione immersa nella natura a soli 800 metri dal centro storico, raggiungibile quindi comodamente a piedi o in bicicletta.
È provvista di numerosi posti per camper su prato, piazzole con bagno privato, camper service per l'operazione di carico e scarico, possibilità di allaccio alla corrente elettrica e piscina esterna a disposizione degli ospiti. Risalendo la collina sulla sponda veronese del fiume, un percorso pedonale collega direttamente Borghetto al vicino centro di Valeggio sul Mincio. Con la sua piazza principale, dove si erge il particolare palazzo settecentesco del municipio, e il castello Scaligero. Costruito a partire dal X secolo dalla famiglia di Verona, in posizione dominante sulla valle del Mincio e dalle cui mura si può godere di un fantastico panorama. All'epoca faceva parte di un unico complesso difensivo fortificato che lo univa al già citato Ponte Visconteo, mentre oggigiorno mantiene ancora intatte le sue principali caratteristiche, anche se alcune parti sono cadute in rovina, permettendo la visita alla sola rocca. Ma a Valeggio sul Mincio si trova anche un luogo incantevole e protetto, quasi unico nel suo genere, il Parco Giardino Sigurtà. Aperto da marzo a novembre, è un grande parco naturalistico di 60 ettari da visitare a piedi o in bicicletta, definita da molti visitatori una delle meraviglie verdi del mondo. Ma è durante i mesi primaverili che il Parco Giardino Sigurtà regala uno dei suoi spettacoli migliori, con la fioritura dei tulipani. Migliaia di questi fiori, in oltre 300 varietà, ricoprono e colorano infatti i manti erbosi del giardino delle più svariate tonalità. Lasciamo il camper nell'ampio parcheggio non molto distante dal suo ingresso e scarichiamo le biciclette dall'ampio gabone garage che occupa l'intera parte posteriore dell'Etrusco A7300 DB. Servito da due sportelli simmetrici di differenti dimensioni, offre un vano dalla grandezza particolarmente generosa, in grado di ospitare non solamente fino a 4 biciclette, ma anche attrezzature più o meno ingombranti o un motociclo. Saliamo ora in sella alle nostre bici per immergersi nel verde e andare alla scoperta delle numerose attrazioni storiche e naturalistiche del Parco Giardino Sigurtà, testimonianze del susseguirsi di eventi e di passaggi di proprietà nel corso della sua lunga storia. Tutto ebbe inizio nel lontano 1407, quando il patrizio veneziano Girolamo Niccolò Contarini acquistò l'intera proprietà, che al tempo aveva una funzione puramente agricola. Ma è la primavera del 1941 che segnò l'inizio della proprietà della tenuta da parte della famiglia Sigurtà. Vennero in seguito ristrutturati alcuni edifici eretti nel corso dei secoli all'interno del parco e aggiunte pian piano ulteriori attrazioni. Tra queste, da non perdere sicuramente il labirinto di siepi dalle forme geometriche con una torre nel centro ispirata al parco di Bois de Boulogne di Parigi, i numerosi variopinti giardini acquatici e laghetti fioriti, il castelletto, un edificio merlato inizialmente adibito a sala d'armi, la grande meridiana orizzontale, l'eremo di Laura, le valle dei Daini, la fattoria didattica, il viale delle rose e la grande quercia, che con i suoi 4 secoli di vita rappresenta la pianta più antica del parco. Risaliamo ora per qualche chilometro il corso del fiume Mincio per raggiungere la vicina cittadina di Monzambano in provincia di Mantova, immersa in uno scenografico paesaggio tra vigneti e ulivi. Arriviamo alla sua conosciuta e curatissima area di sosta camper a pagamento immersa in una vera e propria oasi naturale. L'area è suddivisa su 2 livelli, quello superiore con fondo in ghiaino e quello inferiore, denominato oasi, con fondo in erba, che si sviluppa attorno a un piccolo laghetto. È inoltre provvista di camper service per l'operazione di carico e scarico, allaccio alla corrente elettrica, wifi, illuminazione, servizi igienici con docce calde e videosorveglianza. L'area sorge in una posizione particolarmente strategica, è infatti possibile raggiungere con una breve passeggiata o meglio ancora con le proprie biciclette il piccolo centro di Monzambano, dominato dal castello medievale, un'antica roccaforte risalente all'XI secolo che conserva ancora inalterato il suo aspetto urbanistico originale, oltre ad alcuni elementi tra cui le mura e le torri difensive. All'interno del complesso, da non perdere una visita alla piccola chiesetta di San Biagio e alla torre principale, aperta solo di domenica o durante le manifestazioni, trasformata nel corso dell'Ottocento in torre campanara, dalla cui cima si gode di un panorama a 360 gradi sul territorio circostante, in particolare sulla Valle del Mincio e sul centro storico di Monzambano. Riscendendo verso il centro, una sosta la merita anche l'imponente chiesa parrocchiale dedicata a San Michele Arcangelo, costruita nella metà del Settecento in stile tardo barocco. Ma questa cittadina rappresenta un punto d'appoggio e di partenza ideale anche per gli amanti della bicicletta, grazie alla vicinanza della ciclabile che collega Peschiera del Garda a Mantova, un percorso che si snoda per circa 43 km lungo il corso del fiume Mincio. È
È infatti possibile lasciare il proprio mezzo nell'area di sosta di Monzambano per raggiungere facilmente con le proprie biciclette, lungo un percorso prettamente pianeggiante immerso nel verde, il vicino Lago di Garda, distante circa 10 km, o la pittoresca Borghetto, distante solo 7 km. Sono inoltre presenti anche numerosi percorsi ciclabili che attraversano le campagne, oltre alle deviazioni che permettono di raggiungere numerosi punti di interesse, tutti opportunamente segnalati. Dopo una giornata passata in sella alla bicicletta tra arte e natura, non c'è nulla di meglio che godersi un po' di relax all'aria aperta. Ma quando arriva ad imbrunire, il sole tramonta e la temperatura esterna inizia a calare, ci si rifugia volentieri all'interno del proprio mezzo. Il layout sviluppato dall'Etrusco A7300 DB rappresenta un classico intramontabile, matrimoniale trasversale in coda su garage abbinato a un living anteriore di stampo tradizionale. Al lato dell'ingresso si sviluppa l'ampio blocco cucina lineare, completo di fornello a tre fuochi sprovvisti però dell'utile accensione piezoelettrica, un lavello circolare realizzato in acciaio inox e numerosi capienti vani e pensili dedicati allo stivaggio. Ad affiancarlo ecco il frigorifero a colonna da 167 litri, dotato di cella freezer separata e selettore automatico della fonte di energia, e il capiente armadio guardaroba sviluppato in altezza. Alle spalle della dinetta è invece collocato il locale bagno, sviluppato in un ambiente unico e provvisto di box doccia separato al suo interno. Questo è dotato di porte in metacrilato e pedane in legno a protezione del piatto inferiore. La parte destra del vano è occupata dal WC Tetford dotato di cassetta esterna estraibile, mentre al centro spazio al mobile lavabo, la cui posizione e altezza piuttosto ridotta ne rendono però difficoltoso l'utilizzo. Completano infine le dotazioni del veicolo un oblò panoramico midi echi sopra la zona giorno, la zanzariera scorrevole dedicata alla porta cellula, le finestre Polyvision Aero a filo carrozzeria e dotate di telaio in alluminio, la luce veranda LED e le antine pensili con chiusura assistita, mentre a livello di impiantistica si segnala l'adozione del potente riscaldamento Truma Combi 6 a gas e la presenza delle ormai indispensabili prese USB. Lasciamo ora la valle del fiume Mincio per approdare lungo le rive del Lago di Garda e in particolare nella conosciuta Peschiera del Garda. Situata in provincia di Verona, nella punta sud-est del lago, dove le acque del Garda escono nell'emissario Mincio, Peschiera è diventata negli anni un'importante meta turistica sia per gli italiani che per gli stranieri, grazie anche alla vicinanza ad alcuni dei più grandi parchi di divertimento italiani come Gardaland o Movieland e alle numerose opportunità offerte legate agli sport acquatici. Ma Peschiera non è solo divertimento, è anche una cittadina dalle antiche origini. Il centro storico sorge infatti su una serie di isole cinte da imponenti cortine murarie bastionate che definiscono la cosiddetta cittadella, fortezza dall'impianto pentagonale lambita da un fossato di difesa e realizzata nel corso del XVI secolo. Il cuore di questa città-fortezza è rappresentato da un insieme di viuzze, canali, porticcioli e camminate tra cui passare qualche ora perdendosi tra i numerosi localini tipici e negozietti, godendo di ottimi panorami sull'orizzonte del Lago di Garda, oppure passeggiando tra i numerosi edifici militari, fortificazioni e un centro storico dall'impronta veneziana. Per godere delle migliori viste dall'alto salite sui bastioni o sullo storico Ponte dei Voltoni, costruito dalla Repubblica Serenissima sul pittoresco canale di mezzo. Per quanto concerne la sosta, Peschiera del Garda è presente un'area camper attrezzata a pagamento distante circa 500 metri dal centro, su fondo sassoso, provvista di camper service per l'operazione di carico e scarico, possibilità di allaccio alla corrente elettrica, servizi igienici con docce calde, wifi, illuminazione e videosorveglianza. Con questo spettacolare scenario si conclude il nostro viaggio. Siamo andati alla scoperta di luoghi che consentono un'immersione totale nella natura e nella storia, che invitano al relax come alla vita più sportiva e dinamica, stimolando quella curiosità e quella voglia di scoperta che rappresentano l'essenza stessa del turismo di movimento. Anche in questo caso abbiamo visto come sia stato possibile viverlo a fondo, senza limiti e costrizioni di luogo o di tempo, grazie al camper, alla sua versatilità e al suo modo unico di far vivere la vacanza. Alle nostre spalle il Lago di Garda con le sue calme e dolci acque, che pare quasi volerci salutare e augurarci buon rientro nel migliore dei modi. Ma questo ovviamente è solo un arrivederci. Buon viaggio!
Bene, ora salite a bordo, allacciate le cinture, che dove c***o è? La rifaccio. Bene, ora salite a bordo, allacciate le cinture e partite con noi alla scoperta di questi posti meravigliosi. Ma non era bello perché non trovo il buco della cintura. Vado? Sì, ma magari si tacca di su. Bene.